sequenza che state vedendo è il primo riversamento su nastro digitale da telecinema in formato 4 terzi recuperato presso la Cineteca Nazionale con gravi difetti fisici dovuti a manipolazione, usura ed età. Sono presenti macchie, segni, righette che in gergo cinematografico chiamiamo spuntinature. Dall'interpositivo siamo risaliti al negativo originale dell'opera, il quale preventivamente è stato sottoposto a lavaggio, spolvero e rigenerazione. Non essendo stato sufficiente il restauro fisico della pellicola, per ricreare l'immagine originale siamo dovuti intervenire con un sistema di restauro digitale. Con l'ausilio di software dedicati si va ad eliminare questi difetti in due differenti fasi. Nella prima fase, in semi-automatico, l'operatore identifica alcune spuntinature facendo analizzare a computer la luminosità, il colore, il contrasto e la velocità di movimento nella sequenza. Accettati questi parametri, il computer, per paragone con questi esempi, analizza tutti i fotogrammi del filmato ed elimina i difetti riscontrati, ricostruendo i pixel rovinati da altri presenti nei fotogrammi precedenti o successivi. In questo modo si possono pulire tutte le piccole spuntinature su scene senza forti movimenti. Successivamente, l'operatore passa tutti i fotogrammi manualmente, identificando quei difetti non eliminati. Cliccando sopra e variando alcuni parametri del software, finisce la pulizia del film. Questa fase è molto lenta, in considerazione del fatto che un film di 100 minuti è formato da 150.000 fotogrammi. La stessa sequenza pulita, corretta e bilanciata cromaticamente è la base per una buona compressione per il DVD.